figura de merda! Serie B, serie B, serie B, serie B, serie B. Oh, la Germania in serie B. Pure l'Italia. Ma ce ne frega un cazzo! Ai! Ti si sgabba, ma una youtuber with a big. Perché lo sfottò? Perché lo sfottò? Perché a me mi è rimasto qua, mi è rimasto qua, anzi, mi sono rimaste qui le dichiarazioni che fece un certo Ballack prima dell'inizio dei mondiali di Russia 2018. Chi è la favorita? L'Italia. L'Italia non partecipò a quel mondiale. No, fu Schweinsteiger, mentre Ballack fece un paio di tweet. Pray for Italy quando uscimmo, anzi non ci qualificammo per il mondiale, mi sta risalì. Mo vomito, mi sono bevuto 3 litri di caffè. Quando non ci qualificammo per il mondiale, appunto, disse Pray for Italy, eh? Tolse il tweet, se non ricordo male, e poi ne mise un altro, World Champions Now, con la bandiera della Germania. Ecco, sfottò a non finire, quindi se dobbiamo andare noi in Serie B, speriamo che ci vada anche la Germania. Detto questo, stasera una difesa peggio di una delle migliori puntate della casa nella prateria. Avete lasciato proprio tutto aperto, gente che entrava a destra, Babbel con i capelli che si possono guardare, che entrava, che pare un dildo, che entrava a sinistra, e quello che si inseriva, e i dribbling, e le azioni, e i tiri, le cose. La Germania qualcosa ha provato a fare, però è ovvio che la Germania campione del mondo del 2014 è particolarmente lontana da quello che ci ha abituati a vedere. C'è da dire che per qualche tratto della partita la Germania qualcosa l'ha provata a fare, ma la cosa che mi lascia un po' più perplesso è che comunque, ragazzi, l'Olanda degli ultimi anni, che nel mondiale del 2014 arrivò terza, perché seconda arrivò l'Argentina se non mi ricordo male, ultimamente non è che stava facendo, vede, più tutto sto granché. Nel mondiale si è qualificata la Germania, al mondiale della Russia 2018 è uscita, come tutti ricordiamo. E quindi, insomma, dove sta la Germania, quella che eravamo abituati a vedere? Sì, ripeto, è uno sfottò calcistico, ci sono stato l'altro giorno in Germania. Poi, tra l'altro, ragazzi, i tedeschi sono delle persone veramente stupende. Qua stiamo semplicemente a parlare di calcio, è ovvio che sia così. Ma a me proprio mi rimane qua gli sfottò che hanno fatto i giocatori della Germania e sinceramente non me la lascio passare. Da orgoglio nazionale, da italiano doc quale sono io, che mi sono fatto, forse fa così, guarda che mi sono fatto diventato insomma, voglio difendere la mia nazione. È vero, noi non è che siamo tutto sto granché. Negli ultimi anni, dopo il 2006, è stato un tracollo, perché le situazioni si vanno sempre a evolvere e a peggiorare, a quanto vedo, poi non si sa mai, insomma. Comunque, Francia 4 punti, Olanda 3 punti con questa vittoria, Germania che rimane ultima nel girone a un punto, ma se resta così, dopo il girone di ritorno, ragazzi, rischia di retrocedere nella Serie B, nella Lega B, nel gruppo B, chiamatelo come vi pare. Pure noi, stessa identica cosa, perché l'Italia attualmente è ultima, ma dobbiamo giocare domani sera. Qui, che è successo? Chi ha fatto? Vabbè, perché mi chiami ogni volta? Ha fatto il terzo gol l'Olanda, ma che cazzo me ne frega, ne ha fatti 3. No, perché ho registrato che mancavano 2 secondi. L'Olanda, peggio ancora, ha fatto un altro, bene. Non pensavo, perché già stavano 2-0, non so chi l'ha fatto il gol in diretta, l'ho gufata in diretta, proprio gli ho dato il corpo di grazia definitivo all'Olanda, va bene così. Detto questo, mi fate sapere che cosa ne pensate. La Germania, se continua così, retrocede in Serie B. L'Italia, domani so cazzi mia, perché mo ho detto così alla Germania, ma guarda che domani Piontek, Lewandowski ci mettono proprio la... Però insomma, lo volevo fare. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Ciao, alla prossima, un nuovo video, ragazzi, vado a festeggiare, ciao.